Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Siamo sul sito ufficiale della Asmodee Italia per andare a scoprire cosa ci aspetta nella nuova espansione di Keyforge, Mutazione di Massa, la quarta per l'esattezza. Andiamo a dare un'occhiata. Mutazione di Massa, in arrivo il quarto set di Keyforge. Cambiamenti e mutazioni sono all'ordine del giorno sul Crogiolo, un mondo in cui il fragile equilibrio si bilancia tra le innumerevoli creature che lo popolano. Ma uno sconvolgimento come quello che sta per arrivare non si era davvero mai visto prima. Una cripta contenente ember oscuri e misteriosi è stata aperta, causando trasformazioni strane e inintelligibili. Mentre ogni casa deve decidere se condannare o approfittare delle mutazioni causate dagli ember oscuri, una cosa è certa. Keyforge non sarà più lo stesso. Asmodee è orgogliosa di annunciare Mutazione di Massa, il quarto set di mazzi arconte per Keyforge. Il mondo di Keyforge cresce e si espande ancora una volta con Mutazione di Massa, permettendo ai giocatori di avere accesso a miliardi su miliardi di mazzi assolutamente unici. Mazzi con strategie e tattiche tutte da scoprire, che solo voi potrete padroneggiare. I nuovi mazzi arconte e mutazioni di massa attingono a una riserva di 422 carte, di cui oltre 250 sono inedite e, grazie agli ember oscuri, le mutazioni saranno un fattore dominante in questo nuovo set. Troverete strane nuove versioni di personaggi familiari, mastodontiche creature che si estendono su più di una carta e il ritorno trionfale della casa Sanctum. Come per i precedenti set di Keyforge, ci sono molti modi per lanciarsi nella mischia. Se avete già affrontato sfide sul Crogiolo, vi basterà procurarvi uno dei nuovi mazzi arconte e mutazione di massa, ognuno dei quali offre un mazzo unico pronto per essere giocato e messo alla prova. Oppure, se vi state avvicinando a questo gioco per la prima volta, il mazzo arconte Deluxe Mutazione di Massa vi permetterà di avere un mazzo unico, una guida introduttiva, una carta vincoli, tre chiavi e tutti i segnalini necessari per dare il via ai vostri incontri. Mentre lo starter set per due giocatori contiene due mazzi, due playmat formato poster e tutte le chiavi, i segnalini per te e il tuo avversario. Che abbiate iniziato a giocare a Keyforge fin dal primo giorno o che siate stati incuriositi dal gioco solo ora, Mutazione di Massa è un set perfetto da cui iniziare. La cripta degli Ember Oscuri è stata aperta e le mutazioni che comporta sono già dilaganti sul Crogiolo. Queste mutazioni non sono intrinsecamente buone o cattive, sebbene la casa Sanctum sosterrebbe certamente il contrario. Ma sebbene ogni casa possa scegliere se condannare o abbracciare la mutazione, una cosa è innegabile. I cambiamenti che porta alle creature, anche quelli più familiari, sono davvero strani. Bad Penny è una creatura nota sin dal primo set Richiamo degli Arconti. Con Mutazione di Massa, tuttavia, ciò che sapete di lei verrà sconvolto con l'introduzione di Rad Penny. Rad Penny viene rimescolata nel mazzo invece di tornare nella mano dopo la sua distruzione, ma ruba anche un ember all'avversario quando viene giocata. Oppure potrete scoprire un mazzo con Snarrette, una versione mutante di Charrette. Snarrette cattura ember più lentamente, ma il suo potenziale è molto più elevato. Con l'azione può eliminare tutti gli ember catturati, rimettendoli nella riserva comune. Altre creature possono essere trovate in più versioni, poiché le mutazioni avvicinano le case del tuo mazzo come mai prima d'ora. Ad esempio, nella casa Logos potresti trovare un Dinobot, che unisce elementi di stile di gioco di Sauriani e Logos. Tuttavia, vi sono anche un Lickabot, un Ombrobot e altre varianti di questo stesso tipo di creatura per ciascuna delle case. Mentre il Crogiolo viene scosso dalle numerose mutazioni, alcuni cambiamenti sono specifici dei nuovi mazzi e dovuti all'introduzione della nuova parola chiave potenziamento. A differenza della maggior parte delle parole chiave che hanno effetto durante il gioco, potenziamento ha effetto quando il mazzo viene determinato algoritmicamente e poi generato. In sostanza, potenziamento aggiunge icone bonus alle carte del tuo mazzo. Fino a questo momento, l'unica icona bonus presente sulle carte era quella Ember, che consentiva di guadagnare un ember quando veniva giocata una carta con questa icona bonus. Mutazione di massa, tuttavia, introduce tre icone bonus aggiuntive insieme alla parola chiave potenziamento. L'icona del bonus cattura consente a qualsiasi creatura amica di catturare un ember. L'icona del bonus danno consente di infliggere un danno a una creatura in gioco e l'icona del bonus pesca
consente di pescare una carta. Ad esempio, la Federazione Stellare ottiene l'accesso alle risorse offerte dall'ufficiale Armamenti Nel. Avendo la chiave potenziamento, l'ufficiale Armamenti Nel potenzia una singola carta casuale nel mazzo con un'icona bonus pesca. Quindi, ogni volta che giochi la carta con quell'icona bonus durante una partita, potrai pescare una carta. I vostri mazzi Arconte vantano già una combinazione unica di carte, ma con l'introduzione della parola chiave potenziamento avrete la possibilità di trovare nel vostro mazzo carte specifiche e individuali che nessun altro giocatore ha mai trovato. L'aggiunta di alcune nuove icone alle carte nei nuovi mazzi può sembrare un piccolo cambiamento, ma non tutte le mutazioni nate dagli Ember Oscuri sono di piccole dimensioni. In effetti, Mutazione di Massa vede anche l'introduzione delle prime creature mastodontiche del gioco, mutanti titanici, troppo grandi per essere contenuti in una singola carta. Ognuna delle mastodontiche creature in Mutazione di Massa si estende su due carte nel tuo mazzo e avrai bisogno di entrambe quelle carte in mano per poter giocare la creatura. Le ricompense valgono comunque la sfida, come vedrete con l'imponente Deuszilla. Questa creatura con forza 20 cattura tutti gli Ember dell'avversario, infligge 5 danni a una creatura quando entra in gioco e ogni volta che combatte o raccoglie scarta un Ember su di essa e infligge 2 danni a ogni creatura nemica. Deuszilla è solo una delle creature mastodontiche in arrivo con Mutazioni di Massa e ogni volta che questi mutanti entreranno sul campo di battaglia state sicuri che lasceranno il segno. Mutazioni di Massa segna anche il ritorno trionfale di Casa Sanctum, che prende il posto di Casa Brobnar nella riserva di carte, desiderosa di combattere le maree crescenti della mutazione. Il Sanctum ha imparato molto in questo periodo lontano dai riflettori, ma il suo zelo è rimasto immutato. Nuove carte come Eroina Ardimentosa hanno giurato vendetta contro i mutanti. Grazie alla parola chiave Provocazione e alla sua immunità ai danni da mutanti e creature con alto livello di forza, questa eroina protegge con destrezza il resto della linea di battaglia. Un'alternativa potrebbe essere giocare Collera di Giselheart, un'azione che distrugge ogni creatura mutante in gioco. Eppure, nonostante il suo fervore, Casa Sanctum non è rimasta del tutto immune alla mutazione. Con potenti creature come Baluardo Taurino che si uniscono alla battaglia, anche il Sanctum dimostra di saper valicare le linee dure che esso stesso traccia. Un nuovo vento di cambiamento sta soffiando sul crogiolo e, ancora una volta, nulla sarà più lo stesso. Siete pronti ad abbracciare nuove sfide e a esplorare nuovi orizzonti in questo incredibile pianeta? Ecco, volevo aggiungere che sulla pagina della Fantasy Flight Games viene aggiunto che "If you thought the Four Horsemen were impressive, wait until you see the Seven Sins." Quindi, se credevate che i quattro cavalieri fossero impressionanti, aspettate di vedere i sette peccati. Bene, la domanda ora è: quando avremo la possibilità di scoprire questi sette peccati? Quale sarà la loro abilità e a quale casa apparterranno? Essendo peccati, la speculazione più ovvia sarebbe vederli in dis, ma chi può saperlo con certezza? Non ci spetta che rimanere in attesa e scoprirlo quando la FFG non deciderà di dirci di più in proposito. Signori, grazie di essere stati con me, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!